Buonasera a tutti, bentrovati qui a Radio Sherwood nel format Sherwood Waves in diretta dai concerti live qui nella foresta di Sherwood. Siamo qui con Nicola, detto Ozone the Humanizer. Ciao the Nicola. One and only. Come va? Bene, bene, un po' di ansietta pre-concerto, però ci sta, bene. Ci sta. Abbiamo appena ascoltato i Slow Chamber, in occasione poi del prossimo live facciamo due chiacchiere con Ozone the Humanizer. E io partirei dalla tua bio che ho trovato su Spotify e su SoundCloud. E Ozone the Humanizer è un personaggio di fantasia e non può farti del male. E abbiamo avuto anche un po' di difficoltà a trovare informazioni su di te. Non mostri mai il tuo volto, normalmente anche in live sei con un passamontagna. E il tuo profilo Instagram, che è poi Rosa Chemio. Rosa Chemio. Rosa Chemio. Non abbiamo capito molto, però abbiamo visto un sacco di tatuaggi. Probabilmente sei un tatuatore nella vita, non lo sappiamo. Questo non possiamo dirlo. Non legalmente. Lo possiamo dire. Non lo possiamo dire. Però magari se vuoi parlarci un po' del tuo progetto e darci più info di quelle che siamo riusciti a trovare. È difficile dare più info di quante ne siete riusciti a trovare, perché non voglio dare molte info su quello che faccio. Perché non per niente, ma perché viene difficile a me proprio eviscerare tutto quanto. È nato quasi 10 anni fa questo progetto rap, dal desiderio di voler fare qualcosa di diverso rispetto a quello che sentivo in giro, dal desiderio di fare quello che avrei voluto sentire fare dagli altri, molto semplicemente. È classificabile come rap hardcore, ma va a toccare concetti anche molto più conscious, molto più introspettivi. È un misto di rabbia e quel poco di psicologia che so, e quel poco di passione artistica, culturale che ho. Questo è quanto, non riesco a dirti tantissimo sul progetto e preferisco non dire troppo sul progetto. Vabbè, ma ci sta, però magari puoi dirci un po' di più del tuo album che è uscito l'anno scorso, Neil, e al di là dell'album hai pubblicato anche diversi singoli. L'ultima uscita è Benedizione per Moshpit, che immagino questa sera ci farai ascoltare, e immaginiamo anche un pit, chiaramente. Speriamo. Però, diverso alle altre band che sono qui stasera, tu non sei una band, sei un rap hardcore, sei un singolo, e la domanda è anche come riesci a essere in live portando solo te stesso e non altri musicisti di supporto. Tanta, tanta paura. Tanta, tanta ansia di farlo, dopo tanti tentativi sto là da solo che ti strimpello le mie canzoni come i giullari di corte medievali, molto, molto semplicemente. E sì, alla fine sto da solo, però il lavoro che faccio poi nel privato è il lavoro di altre 6 persone, a livello grafico me la vedo io. A livello di produzione delle strumentali me le vedo io, a livello di scrittura dei testi me la vedo io, a breve anche il mix e il master, le stampe me la vedo io, la distribuzione me la vedo io, quindi sì, sto da solo, però insomma cerco di rappresentare più parti di me possibili quando sto sul palco. È tutta un'immagine da me, una cartolina di quello che sono poi nel privato, poi lo porto dal vivo e più che me stesso sul palco, chi altro ci potrebbe essere? Sarebbe bello avere un accompagnamento, ma per il momento va bene così, va bene da solo. Magari in futuro vediamo se cambierà un po' anche il progetto, se ti andrà. Ozone and the Band, ecco, sarebbe fighissimo. Ci può stare, hai già scelto il nome. Oppure Yozoni, però Yozone. Suona malissimo. Yozone è un gruppo, quelli che hanno fatto Dragostea Dintei. Ah. Si chiamava Ozone, il tipo, infatti molte volte dico sei come quello di Dragostea Dintei, no? Beh, comunque è una conoscenza finissima. Sì, in realtà è un nome preso da un personaggio di Call of Duty Modern Warfare 2, mi piaceva come suonava, ai tempi facevo il writer, ci sta. Mi serviva un tag figo, ho detto ok, OZ1, Ozone, bello, suona bene, ecco qua. Poi ci ho aggiunto il The Humanizer dopo, perché c'è un disco di Black Sabbath, si chiama The Humanizer, sì. Anche rispetto ai testi che facevo si abbinava molto bene a un nome pop con un nome metal, Ozone The Humanizer.
Ci sta. L'ultima domanda prima di sentire poi i Raw Touch, che sono già saliti sul palco, e questa sera sicuramente se ne accorgeranno anche altri. I tuoi testi sono molto forti, anche molto provocatori, ci sono tanti dissing, però immagino che Nicola o Ozone Demonizer non è quello che scrive o quello che canta. Sì, indubbiamente. Nel rap c'è il nemico immaginario molte volte. Cioè, tu hai un nemico che non esiste e ti alleni semplicemente a scrivere delle barre per attaccare quel nemico. Questo è, niente di più, niente di meno. Nasce proprio da questo. Poi non so se ci sono testi in particolare che rievocano immaginari non troppo graditi alle persone, però fondamentalmente è tutto frutto di una fantasia un po' deviata, ma che rimane sempre fantasia e mai si concretizza nella vita reale. Bene. Sì, vogliamo dire che un personaggio è un personaggio, ok? Io non lo so, so soltanto che se effettivamente ciò che dico nei testi fosse quello che sono io nella mia vita reale, sarebbero guai amari per me. Di sicuro il messaggio che porto non è un messaggio che vorrei che la gente condividesse a livello di azioni. Sono immagini brutte, dette per esternare un senso di dolore forte che va poi a mostrarsi come la cartolina di un qualcosa che voglio fare io. Cioè, se non fossi stato un rapper, sarei stato un pittore che disegna gente morta, piselli volanti, auto della polizia in fiamme e Salvini in merda. Questo è quanto. Ci sta, ci sta. Va bene, Nicola, noi siamo comunque molto... Salvini in merda, a prescindere dal discorso... Meno male, dai, meno dal male. Dal discorso della fantasia o meno, quella è una costante. No? Okay. Meno male, dai. Almeno su una cosa la condividiamo, dai. Va bene. Una. No, vabbè, dai, vediamo se riusciamo a trovare altri punti in comune. Non lo so, lo vedrò dopo il tuo live. Speriamo, dai. Speriamo. Va bene, Nicola, grazie. Grazie e ti auguro un buon live. Grazie mille. A presto. Ciao. Ciao.